Sapori e Vini ancora in vostra compagnia, se ben ricordate. In chiusura della puntata scorsa vi ho detto che avremmo parlato da una meravigliosa villa veneta. Siamo a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, a Villa Braida, perché c'è in scena Vini da Terre Estreme. Che cosa saranno? Andiamo a scoprirlo fra pochi istanti. Rimanete con noi. Detto fatto, amici cari, ho raggiunto Alvaro De Anna, che chiaramente è dell'organizzazione dell'evento, di cui vi ho dato soltanto un piccolo anticipo. Alvaro, io leggo qui Vini da Terre Estreme. Dobbiamo spiegare a loro che cosa stiamo dicendo. Beh, noi stiamo in questa manifestazione promuovendo tutti i vini che vengono coltivati in terre impervie, quello vuol dire in pendenze, in alta quota, in montagna, sulle sabbie, nelle piccole isole, dove la produzione del vino e il lavoro dell'uomo è proprio eroico. Il vino prodotto in questi territori è un vino difficile, un vino che richiede tanti sacrifici, ma spesso abbiamo dei grandi vini. Beh, naturalmente in questi territori possono uscire solo dei grandi vini con un grande lavoro dell'uomo. Alla manifestazione qui a Villa Braida quanti produttori hai raggruppato? Beh, ci sono 48 produttori che partono dalla Val d'Aosta e arrivano fino alla Sardegna e alla Sicilia, passando per le piccole isole della Dalmazia, dell'Istria e anche una presenza di Capoverde. Beh, attenzione, perché vuol dire circa 50 produttori, ma soprattutto tanti vini, penso qualche centinaio. Oltre 300 etichette in assaggio. Nell'ambito della manifestazione anche dei momenti che vorrei definire culturali legati al meraviglioso mondo del vino, con personaggi del vino. Sì, ci sono alcuni personaggi del vino che hanno realizzato e fanno delle presentazioni, dei seminari guidati su vari temi particolari. Uno è i vini eroici della montagna, tenuto da Alessandro Scorsone, l'altro è i vini eroici delle isole, con Adua Villa, e il terzo i vini eroici della Dalmazia e delle piccole isole dell'Istria, tenuta da un'importante sommelier slovena che si chiama Mila Semic. Allora, io ti lascio andare ai tuoi ospiti, ai tuoi produttori, ai tuoi invitati, e rimanete con noi perché io invece vado con la regia a chiacchierare con alcuni dei produttori presenti. Non potremo incontrarli tutti, ma parleremo dei vini di tante regioni. State con noi. Salvatore D'Amico arriva dalla bella Salina, una delle isole più belle del mondo, io ritengo che sia. Vabbè, che vino della Sicilia. Sì, che vino hai portato qua, Salvatore? Io ho portato 5 tipi di vino, no? Sono 3 bianchi, sì, un rosso e poi il passito nostro. Mi dici i vitigni che lavori? I vitigni che lavoro sono il Soli e Catarratto, che sono vitigni autoctoni della Sicilia, sì, in particolare di Salina. Poi c'è il Malvasia della Lipari, che è praticamente il vitigno storico. Storico dell'isola. E poi c'è un rosso che è fatto con del Nerello Cappuccio, Nerello Mascalese, dei vitigni vecchi come il Piricone, sì, e il Corinto. E il Corinto, infatti, sull'isola c'è questo vitigno antico. Senti, la Malvasia una volta era importantissima perché viaggiava per il mondo, lo è ancora Salina? Sì, come no, ancora è Salina, adesso lo facciamo anche in una forma secca, cioè sì, praticamente 100% di Malvasia, quindi non è più una DOC perché non c'è il Corinto. Però è molto apprezzata ed è un vino che va benissimo con i nostri pesci. Spazio anche agli amici esteri. Ivan arriva dall'Istria, dalla bella Croazia. Vogliamo dire che vini hai portato qui in Italia? Questa è la prima volta che siamo andati fuori col vino. Questo è la Malvasia Istriana 2015. È un vino che è stato un anno nel legno, sì, e 20 giorni di macerazione. Ecco, vini estremi, dove coltivate, dove lavorate voi la vigna? Noi, le nostre vigne abbiamo in Istria, nel centro di Istria, vicino a Montona, vicino a Portale, sulle colline, e tutto è terrazzato. Che altezza siete? Sono 200 da 400 metri. Dai 2 ai 400, sì. E che terreno hai? È la terra grigia. La terra grigia. Sì. Questo è un buon vino, questo è buono. Sì. Grazie. Ciao, grazie. La signora Emanuela Castellani al mio fianco, abbiamo un'azienda agricola dell'Abruzzo che si chiama? Castelsimoni. E da quale parte dell'Abruzzo arriva?
Noi siamo dalla parte interna dell'Abruzzo, siamo l'altra faccia dell'Abruzzo, non quella della costa ma quella della montagna. Allora, che vini abbiamo in montagna? Noi siamo a 800 metri, quindi abbiamo impiantato dei vitigni che si adattano bene al nostro clima e al nostro territorio, quindi Riesling Renano, il cosiddetto vino che viene dal freddo, il Traminer aromatico perché gode delle nostre escursioni termiche che sono importanti, Pinot Nero che vuole anche temperature belle fresche e belle ventate, Chardonnay c'è poco da dire, Chardonnay è un vitigno plastico che quindi si adatta bene, e poi abbiamo creato un bel rosé di Pinot Nero impreziosito da una pennellata di Traminer aromatico. Ancora i vini estremi in nostra compagnia, ancora i vini di montagna, questa volta gli amici della Valle d'Aosta, Corrado a mio fianco, la Cave Mont Blanc de Mogetè La Salle, perciò con quali vini? Ma siamo scesi con due vini fermi, che sono Prie Blanc in purezza, un Blanc Vini Estremi e un Blanc Rayon, sì. E poi abbiamo alcuni spumanti dal Glacier, che è un extra brut pas dosé, l'Extrême, che è un vino extra brut, leggermente dosato, e un Brut, che è il Blanc du Blanc. Ecco, come ho già detto, anche per voi è un territorio non facile da lavorare, siamo molto alti. Sì, siamo intorno, andiamo dai 900 fino ai 1200 metri di quota. Ai piedi del Monte Bianco? Ai piedi del Monte Bianco, noi siamo a 10 chilometri dal Monte Bianco. Però. Ultima battuta, Corrado, lo chiedo anche a te, questa manifestazione mi pare riuscita, mi pare carina, importante. Sì, sì, oggi vediamo che c'è un bel movimento, ieri abbiamo avuto una marea di gente che sono tutti stati contenti, sono tutti venuti a assaggiare i nostri vini. E io ti ringrazio e ti dico buon rientro in Val d'Aosta. Grazie. Questa signora al mio fianco si chiama Chiara e lei sul banchetto qua, sul tavolo, ha i vini che arrivano da Capo Verde, esatto, dico bene? Esatto. Che vini sono? Sono dei vini un po' particolari, più estremo di così non si può. È un'isola chiamata Isola do Fogo, è un vulcano diventato isola, un'isola diventata vulcano, non si capisce bene. I terreni crescono, sono delle lave, quindi sì, sì. I vini crescono sulla lava e sono vini che veramente hanno questo calore e questa diciamo nota vulcanica veramente impressa. E Chiara con Capoverde cosa c'entra? È un progetto che viene aiutato anche dal Consorzio Tutela Vino Soave, che è stato il capostipite dei Vulcania e poi appunto dei vini vulcanici. Abbiamo conosciuto padre Ottavio qualche anno fa, che è proprio colui che ha fatto nascere questo progetto, è un missionario appunto a distanza a Capoverde, e lo aiutiamo appunto a far conoscere i suoi vini. E noi vi ringraziamo. Grazie mille. Grazie Chiara. Alessandro Braga al mio fianco. Alessandro, faccio finta di non saperne assolutamente nulla, dico solo Venezia e dico Orto. Di cosa stiamo parlando? E qui siamo a Sant'Erasmo, che è la seconda isola più grande della laguna veneziana dopo Venezia. È sempre stata conosciuta, insomma, per fornire le verdure fresche all'isola di Venezia, e da un po', grazie a Michel Toulouse, questo signore francese che arriva a Sant'Erasmo e si innamora dell'isola, si produce anche del vino. 15.000 bottiglie in tutto, un solo vino fatto da Malvasia Istriana, Vermentino, una piccola quantità di Fiano, e viene un vino che è un'espressione di questo territorio. 30 secondi, cos'ha quella bottiglia? Perché è messa così? Perché è sporca così? Queste 1.000 bottiglie vengono prodotte in formato magnum e vengono fatte affinare sul fondo della laguna all'interno di una barca affondata. Per un anno restano all'interno della barca e questo ne è il risultato, che sicuramente dà qualcosa al vino ma anche qualcosa all'occhio. Un'altra terra meravigliosa è l'Alto Adige. Sono con l'azienda Lise Leloff e con il signor Morandel. No, il nome. Werner. E la signora? Claire. No, perché io il tedesco non ce la faccio, sono sincero, è una mia proprio. Parliamo giapponese se volete. No, scherzo. Claire allora, è francese, quindi è già più facile. Ah, bene. Allora, i vini altoatesini che abbiamo portato, anche lì chiaramente sono terre difficili da lavorare. Sì, abbiamo portato 4 bianchi, un Pino Bianco, poi un Bronner, un Solaris e un Gewürztraminer. E poi una bollicina. C'è già una bella gamma di vini. Ho detto terre difficili anche da voi, insomma, non si va con la vendemmiatrice? Oh, è una bellissima terra,
Però ovviamente qualche volta c'è difficoltà, sì. Però dove c'è la volontà c'è sempre un modo, no? Mi sembra che qui in queste manifestazioni ci sia un pubblico molto attento, un pubblico preparato. Sì, ho visto anche io, sì, è bello così, sì. E così completiamo anche l'appuntamento che abbiamo voluto dedicare ad alcuni vini ottenuti dalle terre estreme, ossia le piccole isole, i pendii, i terrazzamenti, tutti quei luoghi dove non è facile ottenere un grande vino. Però molti italiani lo sanno fare e direi anche molto molto bene. Vi aspetto per i prossimi viaggi di Terre, Sapore e Vini.